Dopo il successo della campagna Adotta un'aiuola, l'amministrazione comunale punta ancora sulla partecipazione dei cittadini per la valorizzazione degli spazi urbani, che resta una priorità dell'azione di governo. E così, oltre alle aree verdi, anche le strade potrebbero essere presto affidate a soggetti pubblici e privati che decideranno di prendersene cura. Il progetto nasce dalla consapevolezza che il coinvolgimento diretto della città alla progettazione e al recupero degli spazi pubblici garantisce un miglioramento complessivo della qualità e del decoro urbano. Per importi di lavori inferiori ai 15.000 euro e per importi di lavori superiori ai 15.000 euro, i cittadini potranno quindi o in forma libera o in forma associata in comitati civici predisporre dei progetti con i quali valorizzare l'area dove loro risiedono attraverso delle forme secondo loro utili proprio alla valorizzazione. Potranno intervenire con installazioni culturali, con installazioni artistiche, potranno lavorare sul piano del decoro, sul piano della pulizia, della manutenzione stradale. Attraverso una convenzione tra le parti, l'affidamento prevede l'assegnazione di spazi e aree di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'ente. Toccherà poi ai soggetti affidatari farsi carico degli interventi di manutenzione nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e senza modificarne la destinazione d'uso. L'amministrazione partecipa in questo senso non soltanto, come dicevamo, attraverso i propri servizi, ma darà ai cittadini un'esenzione tributaria che poi verrà compensata all'interno dell'ente con i ricavi che verranno ottenuti dalla valorizzazione della parte di città stessa. Il regolamento, che sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale, prevede due tipologie di intervento: la manutenzione ordinaria e cura dell'area, quindi pulizia di piazze e marciapiedi, ripristino di arredi urbani o installazione di opere artistiche, ed interventi più vasti di riqualificazione e manutenzione. Un'altra operazione veramente importante che entra in un complesso di azioni che il Comune sta mettendo in campo per la riqualificazione della città e anche per le strade cittadine. È un concetto verso il quale si sta spostando anche l'attenzione nazionale, no? Renzi, nello Sblocco Italia, prevede partecipazione di questo tipo che noi abbiamo messo in campo, insomma, già da un po' di tempo. Siamo convinti, così come è previsto con tutte le norme statutarie europee, che la città è innanzitutto delle collettività insediate e queste collettività devono poter partecipare ai processi trasparenti di trasformazione, di gestione, di progettazione partecipata e di uso dello spazio pubblico urbano.